Questi fondi sono importanti perché ovviamente stiamo da anni seguendo un percorso di valorizzazione culturale, sociale e se vogliamo anche di rinascita della comunità. Attraverso questa linea B del PNRR rivolta ai borghi prevediamo la creazione di una casa d'artista, quindi per incrementare l'ospitalità, la nascita di un parco letterario legato a Vincenzo Cuoco, attività che permetteranno di aumentare la fruizione del castello e di tutto il borgo attraverso anche degli info point, spazi di co-working rivolti ai turisti che verranno e attraverso l'ITC CNR prevediamo anche di fare due moduli abitativi in via edilizia con materiale altamente tecnologico che incrementerà l'offerta ricettiva. All'interno di tutto ciò ci sono poi una serie di eventi collaterali di carattere sociale e culturale per aumentare l'attrattività del borgo. Ecco, il suo comune è anche un comune che subisce quello che è il dissesto idrogeologico. Su questo fronte, come siamo messi, quali interventi si attueranno? Sì, ad oggi rispetto agli eventi del 2017 noi come comune siamo partiti con un piccolo intervento proprio sulla vecchia sede municipale che è uno degli immobili sgomberati e stiamo andando avanti, abbiamo definito il progetto e da 15 giorni sono iniziate da parte della regione come soggetto attuatore le attività di indagini geognostiche propedeutiche allo studio del fenomeno gravitativo e quindi contiamo che entro la fine dell'anno anche su questo aspetto si possono avere quei dati finalizzati a una fase progettuale di un intervento.